Oggi è nostra ospite. Parleremo tra un po' di un progetto che sta andando molto bene, si chiama L'Amore Merita, in collaborazione con altre artiste, però tra un po' parleremo di questo progetto. Prima dobbiamo parlare di quello che è stato il tuo passato, un ricco passato, possiamo dire, nonostante la tua giovanissima età. Come ti sei avvicinata al mondo musicale, Simonetta? Sicuramente io ho iniziato a cantare fin da bambina, quindi ero proprio piccolissima. Con il sostegno e il supporto dei miei genitori ho sempre continuato a coltivare i miei sogni e la mia passione. Poi è arrivato Amici nel 2007 che mi ha dato appunto la possibilità di crescere artisticamente e umanamente attraverso un'esperienza così importante televisiva, dove comunque mi sono messa in gioco anche con la mia timidezza, tra virgolette, la mia sensibilità e la mia voce, soprattutto perché proprio mi sono messa in gioco a 360 gradi. E quindi da Amici in poi è partito il mio percorso, dove comunque ci sono state persone che attraverso il programma televisivo mi hanno notata, e da lì non ci siamo mai persi di vista e abbiamo iniziato a lavorare insieme, iniziando a intraprendere un percorso discografico, dove appunto nel 2009 il mio debutto discografico con Il Mio Momento, nel 2013 il mio secondo album Quella Che Non Vorrei, poi ulteriormente altri singoli, e adesso ci ritroviamo con questo progetto così importante e così sensibile, soprattutto L'Amore Merita. Un po' parleremo dell'Amore Merita, però dobbiamo fermarci un po' su quello che è stato il tuo passato. Allora, torniamo ad Amici, un'esperienza che sicuramente andresti a ripetere, ma eventualmente mi devi anche dire se ti ha cambiato a livello artistico questo tipo di esperienza televisiva. Sicuramente mi ha aiutata a crescere, come ti ho detto prima, a mettermi in gioco, soprattutto a rompere un po' il ghiaccio con la mia timidezza, essendo molto introversa alle volte e poco comprensibile in alcuni casi, forse dal pubblico, ma allo stesso tempo quando canto riesco a dare il meglio di me stessa, ecco, dimostro sempre quello che sono attraverso il canto. E quindi Amici mi ha dato la possibilità di sfruttare questa mia timidezza in arte, quindi di trasformarla in arte, di poter affrontare un palcoscenico così importante e da lì iniziare a intraprendere il mio percorso discografico. Parliamo del tuo album, il tuo nuovo album da solista. C'è un brano in particolare che ritieni più importante per te a livello personale, contenuto in questo progetto? Per quanto riguarda il mio disco, diciamo che ci sono varie canzoni che mi appartengono tantissimo. Sicuramente Quella Che Non Vorrei, che è il brano che ha dato il titolo al mio secondo album, è sicuramente un brano che sento fortemente perché mi descrive, parla completamente, è un'autodedica. Mi puoi svelare il tuo sogno nel cassetto? Beh, sogni nel cassetto ne ho tantissimi, perché sono un amante dei sogni, una grande sognatrice, però sicuramente il mio sogno nel cassetto è poter salire sicuramente almeno una volta nella mia vita sul palco dell'Ariston, lo sogno da quando ero bambina. Quale periodo del passato, musicalmente parlando, vorresti vivere? Periodo del passato, musicalmente parlando, sicuramente rivivrei Amici con la consapevolezza di oggi. È un'esperienza talmente bella che la rivivrei altre 100 volte, ecco. Tu sei anche scrittrice di canzoni, c'è un brano di successo del passato che ti sarebbe piaciuto aver scritto? Allora, beh, sicuramente ce ne sono tanti, ma proprio tanti, però io, essendo una grande fan di alcuni grandi italiani, mi sarebbe piaciuto scrivere un brano di Ligabue che si intitola appunto Piccola Stella Senza Cielo. È una canzone che canto spesso perché mi ritrovo molto in questo brano. Invece un duetto che vorresti realizzare con un grande artista, anche straniero eventualmente? Mi ripeto,
realizzare sicuramente un duetto con o Ligabue o con una grandissima, la migliore Laura Pausini. Non mi smentisco mai, ecco. Simonetta, siamo arrivati al momento di parlare di questo progetto L'amore merita, e tra l'altro un progetto nato dalla tua volontà, perché hai anche scritto in collaborazione con, ora mi dirai con chi, com'è nato, raccontami la nascita di questo progetto. Beh, L'amore merita è sicuramente una canzone per me importantissima, perché è nata in un momento confidenziale tra me e una mia cara amica, che mi ha raccontato un po' il suo percorso, la sua vita, la sua infanzia, le incomprensioni familiari, i litigi alle volte con la sua mamma, eccetera. Quindi sono riuscita a immedesimarmi nella sua situazione, quindi la mia gioia è stata quella che lei in me abbia trovato comunque un grande conforto. Allora, insieme a Luca Star e Marco Rezzani, abbiamo deciso di trascrivere tutte queste emozioni attraverso una canzone, che appunto è nata L'amore merita, e da lì, che comunque è nata un anno e mezzo fa, ho aspettato il momento giusto per poterla far uscire, perché quale momento migliore di questo in Italia per far uscire un brano del genere? E quindi è nata così L'amore merita, dove poi ho pensato che da sola forse non bastava far sentire questo messaggio, allora ho voluto condividerlo invitando in questo progetto anche Roberta Pompa, Verdiana e Greta, con grande piacere, anche perché comunque mi unisce a loro al di là di una stima artistica, una grande stima a livello umano, e ci troviamo benissimo, siamo super unite, entusiaste del progetto, loro hanno accettato subito con un entusiasmo incredibile, condividendo assolutamente il messaggio con il cuore, e quindi ci siamo trovate nelle nostre diversità unite. Simonetta, qual è la parte di questo brano che più ti piace? Sicuramente la parte che interpreto nel finale, lo special, che è quella parlata, non sarà solo una bandiera a portare il colore e via dicendo. Per me quella è molto importante perché ce l'ho scritta col cuore, quella è la parte, il cuore della canzone secondo me. Non sarà solo una bandiera a portare il colore, a raccontare di un'altra libertà che muore, perché l'amore non vuole né legge né pretesa, perché chiamarci amanti è una condanna accesa. Non c'è nessuna vergogna in questo amato amore, sarà un arcobaleno a fare una canzone, perché chi giudica trema e chiama vince sempre, nessuno deve soffrire, nessuno merita. Quando ti sei incontrata con le tue colleghe e hai fatto ascoltare il brano, la loro prima reazione qual è stata? Sicuramente appena le ho contattate, prima ho parlato a loro del progetto, ho visto il loro entusiasmo, poi ho fatto ascoltare il brano, la loro prima reazione è stata wow, è fortissimo, Simo funziona, è bellissimo. Mi ricordo ancora il messaggio di Verdiana che mi ha detto che appunto la canzone era veramente forte. Ti aspettavi il successo che sta ottenendo? Beh, sicuramente ci credevo molto, come in tutti i miei progetti. Mi aspettavo un buon riscontro, ma non di rimanere in vetta alla classifica per 2 settimane. Questo ovviamente non me lo aspettavo. È stata una grande sorpresa. Questo è un progetto che si chiuderà qui, oppure con le tue amiche continuerete con qualche altro progetto successivo? Allora, per adesso continuiamo con un grande tour che partirà da maggio, il tour L'amore merita, dove ognuna di noi si esibirà, poi ci saranno tante sorprese, canteremo insieme L'amore merita, alcuni brani insieme, e poi ognuna avrà il suo angolo di intimità musicale dove racconterà un po' più il proprio percorso musicale, ecco. E da qui adesso ci concentriamo sull'amore merita, però non escludo che possa esserci anche un'altra collaborazione, se dovesse avere gli stessi risultati ben venga, ecco. Simonetta, so che forse non vorrai rispondermi a questa domanda, ma io ci provo. Mi devi un po' anticipare quello che sarà il tuo futuro dopo questo progetto. Sicuramente non puoi dirmi che non hai nulla in cantiere, sicuramente qualcosa c'è. Cosa assolutamente, certo, non ho già scritto tante altre belle canzoni, ho un disco pronto praticamente, sto lavorando per il mio terzo album, ancora non si sa quando uscirà, ma ci sarà un terzo album, quindi
insomma, siamo a lavoro, ecco. No, non puoi anticipare nulla, non so il titolo del brano, se è un argomento, se c'è un argomento che diciamo sarà trattato in tutte le canzoni di questo album, niente proprio mi vuoi raccontare? No, ci saranno, in questo album ci saranno sicuramente vari argomenti, ci sarà ovviamente l'amore non manca mai, ci saranno tanti belli argomenti, varie collaborazioni, però ovviamente non posso anticipare altro perché mi piacerebbe poterlo fare proprio appena so la data precisa dell'uscita dell'album, eccetera, eccetera. Bene Simone, torna a dire che avremo modo di risentirci più avanti. Parlare Ma di certo, te. Assolutamente, assolutamente, quando vuoi. Sarà per me solo un piacere. Anche per noi è un piacere ascoltarti. Simonetta, ora ti lascio invitare i nostri telespettatori ad ascoltare o a guardare il videoclip dell'Amore Merita, se non l'avessero già fatto. Certo, ciao a tutti, io vi invito a guardare soprattutto il video dell'Amore Merita, un video importante, a scaricare il brano da iTunes, perché oggigiorno la musica originale, bisogna dare supporto alla musica originale e soprattutto ai giovani artisti come noi che fanno di tutto per poter realizzare i propri sogni e soprattutto portare un messaggio così importante, l'amore universale. Quindi per voi l'amore merita. Un grande in bocca al lupo e a presto, visto che ormai abbiamo fissato tra virgolette un appuntamento per quando sarà pronto il tuo nuovo album. Grazie, grazie mille, crepi il lupo e ci aggiorniamo presto. Nessuno merita. Thank you.